Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books. Io sono Tiffany e oggi parliamo di un libro che è abbastanza atteso, o comunque io lo attendevo particolarmente, ovvero La Biblioteca di Mezzanotte di Matt Haig, che insomma su questo canale è già stato presente con un titolo che sapete essere piaciuto moltissimo a me, ovvero How to Stop Time, come fermare il tempo, pubblicato un paio d'anni fa da Edizioni EO. È un autore che ho seguito abbastanza nel corso del tempo, che io sento abbastanza vicino a me, ma questa non sarà una classica recensione dove io vi racconto solo le mie impressioni. Siamo in quel tipo di recensioni dove io vi racconto se secondo me può fare o meno per voi, ovvero vi espongo una serie di caratteristiche pseudo oggettive sullo stile, sulla trama, sui personaggi, sulle tematiche, eccetera. E poi sta a voi capire se questo è un libro che potrebbe fare al caso vostro oppure no. Prima di iniziare però un paio di cosine. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per essere sempre aggiornati con tutti i miei video. Giù nell'info box trovate tutti i miei link ai miei social, soprattutto Instagram, che è quello dove io sono molto attiva, ma trovate anche i miei link di affiliazione sia a Ko-fi che agli altre cosine che insomma mi possono dare una mano a mandare avanti il canale. Poi altra informazione di servizio: fatemi sapere se ci sono libri in uscita nel prossimo periodo che vi piacerebbe vedere in formato fa per noi o no, insomma se ci sono chiaramente delle uscite che io potrei leggere o comunque potrei puntare, non vi garantisco nulla, però insomma è interessante saperlo, scrivetemelo giù nei commenti. Prima di iniziare informazioni di servizio, La Biblioteca di Mezzanotte esce il 4 novembre per Edizioni EO al prezzo di 18 euro. Questo ovviamente è un gentile omaggio della casa editrice che io ringrazio tantissimo. Ora lo posiamo, iniziamo. Innanzitutto, come tutte le recensioni che hanno a che fare con il fa per voi o meno, tocchiamo diversi punti e partiamo ovviamente dalla trama. Nella Biblioteca di Mezzanotte noi seguiamo Nora Seed, che sta vivendo una delle giornate peggiori della sua vita. Tutto sembra andare male e tutto sta praticamente vorticando verso una spirale discendente dove nulla sembra positivo. Il suo gatto viene investito da un'auto, viene aggredita verbalmente, viene licenziata in tronco dal lavoro, si sente continuamente in colpa per i fallimenti altrui e per i propri e soprattutto si rende conto di non avere nemmeno più un rapporto significativo rimasto al quale aggrapparsi. È anche chiaramente gravemente depressa e soffre anche di un'altra serie di disturbi mentali. In realtà questo giorno, che non sembra particolarmente agghiacciante visto da fuori, però per lei è semplicemente l'ennesimo giorno orribile degli ultimi 10 anni. Ormai non vede più nessun senso nella sua vita e quindi decide di tentare il suicidio. Non so se questa cosa si possa dire su YouTube, però tant'è. Si risveglia però in un luogo strano, ovvero una biblioteca, e ad attenderla c'è la bibliotecaria della scuola, della biblioteca della scuola che lei frequentava da bambina, che si chiama Mrs. Elm, e che le spiega di trovarsi in un luogo esattamente sospeso tra la vita e la morte, e si chiama La Biblioteca di Mezzanotte. Questa non è ovviamente una biblioteca ordinaria, ma ogni libro custodito in questa biblioteca racchiude una possibilità, una strada che Nora avrebbe potuto prendere nel corso della sua vita. Una strada che probabilmente non ha preso, una scelta che non ha compiuto, una scelta mancata che chiaramente avrebbe potuto cambiare il corso delle cose. Così, aprendo un libro, Nora inizia la sua esplorazione. Cosa sarebbe successo se Nora non avesse lasciato il suo ex ragazzo proprio 2 giorni dalle nozze? O cosa sarebbe successo se Nora avesse seguito la sua migliore amica in Australia invece che rimanere a Bedford? O se fosse diventata una nuotatrice professionista invece che mollare il nuoto a un certo punto? Insomma, Nora non esplora solamente le possibili vite, ma deve confrontarsi anche con il libro più pesante, quello che racchiude tutti i suoi rimpianti. Deve poterli cancellare o superare. Insomma, per questo le possibilità sono chiaramente infinite. Così noi seguiamo durante il corso della lettura le sue avventure, a volte dolorose, a volte sconvolgenti, a volte estremamente avvincenti, a volte pazzesche e a volte tutto allo stesso tempo. Tutto ciò che Nora deve fare per entrare in una vita possibile è semplicemente aprire il libro. Se trova una buona vita può restare, la difficoltà sta nel decidere se una buona vita si può effettivamente giudicare dopo averlo vissuto per pochi minuti di un martedì sera qualunque dopo la mezzanotte. E quello che Nora dovrà fare è capire
qual è la vita che fa per lei. Ok, non vado avanti perché già secondo me vi ho raccontato grandissima parte della trama e non è un'usanza in questo canale, soprattutto per fastidio mio e incapacità personali, però parliamo dello stile, che invece secondo me è un punto estremamente divisivo di questo libro e sarà proprio il punto che potrà fare al caso vostro o potrà non fare al caso vostro. Allora, di base tutto il libro si fonda su un'esplorazione che ha fatto Matt Hyde di una serie di concetti sia filosofici che fisici che metafisici, insomma non si è risparmiato molte cose. Infatti parliamo del paradosso del gatto di Schrödinger, della teoria delle stringhe o del multiverso, delle possibilità quantistiche, della psicologia di Gestalt, insomma c'è un sacco di roba che non immaginatevi però spiegata ed esplorata, però sono tutti elementi che costituiscono i fondamenti del romanzo. Il fondamento proprio dell'idea è la teoria dei multiversi, dei mondi molteplici, in cui praticamente un universo sboccia da ogni scelta, da ogni decisione, da ogni strada che si cerca di percorrere, creando però ovviamente infinite possibilità e ramificazioni da ogni singolo elemento. È un concetto bellissimo, personalmente parlando. Diciamo che Matt High lo usa come concetto di base, ma non è che lo esplori poi in maniera così profonda, in maniera così stratificata. Non lo spiega in modo molto approfondito, ma non è nemmeno una delle sue esigenze. La sua preoccupazione fondamentale è focalizzata sull'esplorazione degli effetti psicologici che l'esplorazione di tutte queste vite, di queste possibilità hanno su Nora e ovviamente sul concetto di fondo, cioè sulla volontà di vivere o sulla non volontà di vivere. Matt High cosa fa in questo libro? Presenta tutto come una grande linea retta, quindi date le basi, dato per assunto che ci sono delle basi fondanti sul concetto dell'esplorazione della biblioteca e delle molteplici vite, non sta a andare particolarmente a fondo sul perché, per come, eccetera, ma dato per assunto, quella è la base su cui noi ci muoviamo nel romanzo e quello ci deve bastare e fondamentalmente probabilmente ci basta per arrivare in fondo alla storia. Midnight Library, in fondo, è una storia un po' insolita in quanto segue una trama che fondamentalmente non contiene grandi colpi di scena, non ha grandi svolte, se non consideriamo queste svolte come degli atterraggi molto morbidi dopo aver girato attorno all'aeroporto durante una tempesta di neve. Adesso sto esagerando, però diciamo che insomma le grandi rivelazioni non sono mai repentine, non c'è mai una curva brusca, ecco. Questo è un romanzo proprio molto lineare, nessuna trama secondaria, nessun ampio cast di personaggi, nessuna imprevedibilità, nessun guizzo particolarmente fantasioso che rigira un po' tutte le cose, le scombina in tavola. Insomma, sicuramente il focus è molto chiaro durante la lettura e non prevede deviazioni da parte dell'autore. Questo è da tenere secondo me a mente e penso sia abbastanza chiaro durante la lettura. Insomma, il concetto di fondo è chiarissimo ed elaborato in maniera altrettanto chiara e molto diretta. Forse il limite di questo libro è proprio che tende ad andare dritto come un fuso e forse ad essere un po' troppo dritto e un po' troppo poco sorprendente. Però rimane funzionale a quello che è il messaggio, alla veicolazione del messaggio dell'autore, che secondo me riesce estremamente bene, e soprattutto fondamentalmente non so se questa è una storia dove noi ci dobbiamo aspettare poi così tanti colpi di scena. Questo però è un parere personale. Secondo me poi bisogna dire un'altra cosa che secondo me è fondamentale, legata allo stile di Matt High. Matt High è pop, è estremamente pop nel senso di popolare per alcuni versi. Per molti è un difetto insormontabile, me ne rendo conto, e probabilmente lo è, cioè boh, ma invece secondo me riesce benissimo a rendere una discussione che comunque stiamo parlando di suicidio, vita, ansia, depressione, significato del rimanere in vita quando non si ha più, cioè insomma sono tutti argomenti che vanno anche trattati con un certo riguardo, a mio parere, insomma, e sicuramente non sono acqua fresca, però diciamo, secondo me Matt High ha il grandissimo pregio di rendere estremamente accessibili, immediate, godibili, anche tematiche di questo tipo. Perché alla fine tu la libreria di mezzanotte te la divori voracemente, è un libro comunque che ti regala degli spunti, ma
che riesce a farsi mangiare. Diventa quel tipo di lettura, di intrattenimento, che però sicuramente non ti lascia indifferente, ti lascia sicuramente qualcosa e non ti rende allo stesso tempo la giornata più pesante di prima, che questo secondo me, quando si parla di determinate tematiche, è molto importante. È una cosa che secondo me, soprattutto chi come me, io non l'ho mai nascosto, chiaramente soffro di determinate disturbi, anzi ho un elenco di disturbi abbastanza lungo legato alla salute mentale, e quando ci si approccia a tematiche che parlano della salute mentale, probabilmente per chi le vive, andarle a leggere, non so, lo fa sempre con una certa riluttanza, perché comunque innanzitutto non parla di qualcosa di astratto che non ti tocca, ma parla di te, un po' come tante altre cose, no? Quindi secondo me questo è un pregio, non potrà mai essere un difetto. È proprio il suo limite, ma anche il suo pregio allo stesso tempo. Questa è una cosa assurda, secondo me. È un po' come la biblioteca di mezzanotte. È un mondo sospeso a metà. È una cosa che per molti viene visto assolutamente come un grandissimo difetto. Per altri sarà sicuramente la sua forza più grande. Per questo secondo me moltissime persone che magari come me hanno la necessità di normalizzare il più possibile discussioni attorno a questioni legate alla salute mentale e non solo, chiaramente, hanno voglia anche di vedere dei ragionamenti su questi temi, sono abbastanza certa che tenderanno ad apprezzarlo. Invece chi vorrà andare più a fondo o chi avrà bisogno di altro lo troverà sicuramente più banale, scontato e poco approfondito. È inevitabile questa cosa. Eppure, secondo me, l'unica cosa di banale che c'è in questo libro è la piega che prende il finale, ma di quella non parleremo because it's spoiler. E ricordiamoci che no spoiler, no funerals. Lo stile, infatti, non è particolarmente elegante, elaborato, però la storia riesce a renderla in maniera molto avvincente. Ti viene voglia di girare le pagine e continuare ad inseguire quella soluzione che non viene mai calata chiaramente dall'alto. I dialoghi sono molto spesso significativi, anche più densi di ciò che invece ci viene raccontato, però allo stesso tempo concisi e non si perdono in elugubrazioni lunghissime e sfiancanti, anche se alcune volte l'impressione che ci sia della filosofia casalinga un po' spicciola, diciamo da manuale di positive vibe, pensiero positivo, un po' ce ne sono, cioè quello non mancheranno, è abbastanza inevitabile quando si parla di certi temi, pur cercando anche di non banalizzarli in questo modo, che non è sicuramente il tema del libro. Insomma, noi poi, tra l'altro, questa cosa del positive thinking e del per forza bisogna sorridere alla vita, wow che meraviglia, noi non lo supportiamo assolutamente. Però rimane, secondo me, alla fine che Matt High ha uno stile estremamente caldo. È avvolgente, è empatico, dritto, semplice e con qualche spunto introspettivo che secondo me rende estremamente accessibili e vicinissime le riflessioni che fa, ovviamente sfruttando il personaggio di Nora. O comunque per chi vive sentimenti, vive la stessa malattia, le stesse malattie di Nora, insomma, chi vive queste cose nel quotidiano tendenzialmente si sentirà vicino, si sentirà compreso. Ho apprezzato anche moltissimo inserire questo tipo di storia in un'ambientazione, comunque in un contesto a tratti fantastico, con quel pizzico di magia che però non riesce a distoglierti mai dal profondo senso di realtà che si respira dentro questa storia. Insomma, penso di avervi reso chiaro che, insomma, c'è una grossa divisione tra chi lo potrebbe amare e chi lo potrebbe detestare, però secondo me è abbastanza chiaro anche perché è nato in questo modo questo libro. Passiamo ai personaggi, ovviamente, ma io direi di passare al personaggio, perché come vi dicevo e vi premettevo anche prima, The Midnight Library ha fondamentalmente un personaggio principale e pochissimi personaggi ricorrenti, ma estremamente secondari, direi due se non tre, ma ci arriviamo. Ovviamente la protagonista è Nora. Nora è una ragazza depressa, in preda a stati ansiosi, che è arrivata a un punto della sua vita dove non trova che nulla sia più rilevante e dove la rassegnazione per una vita di rimorsi è tutto ciò che sente di avere e tutto ciò che pensa avrà per il resto della sua vita. È una persona che non ha davvero più nulla da perdere, perché la vita fondamentalmente, ma anche se stessa, l'ha allontanata da qualsiasi cosa
abbia mai avuto un po' di senso, un po' di significato per lei. Si è allontanata completamente da qualsiasi cosa abbia una anche minima importanza. Quindi ora che non ha più nulla, non ha più legami, che senso ha continuare a vivere per lei? E soprattutto che senso ha continuare a soffrire così tanto inutilmente? Facendo un discorso serissimo, peraltro, perché bisogna anche sempre capire alcune motivazioni, ci tengo molto. Non vede prospettive, non sopporta più il dolore che prova e non riesce a immaginarsi di continuare così. Quindi per questo appena lei arriva alla libreria, il suo unico desiderio è non essere lì. Lei non vuole assolutamente né provare né sperimentare altro, lei vuole essere il nulla. È talmente mangiata da tutti i suoi rimorsi, dai suoi fallimenti, dalle sue perdite, che non vede davvero più il senso nel continuare a vivere. I suoi rimorsi sono più grandi di lei e di qualsiasi cosa buona le sia mai capitato o le possa capitare in futuro. Quelle sono le sue certezze: il dolore, il rimorso, il fallimento, la tristezza, l'agonia, l'ansia, la depressione, la disperazione. Il resto è o la certezza di tutto ciò che le manca, una remota possibilità, o una remota possibilità che non è assolutamente detto che arrivi. E la prospettiva si stravolge completamente all'interno del romanzo, che l'ho trovata molto interessante da questo punto di vista. Prima una grandissima certezza, quella voglia di non continuare. Poi diventa incertezza nel momento in cui non sa più cosa volere, sul chi sia, sul cosa voglia essere, sul dove voglia andare, su che vita vuole vivere, su cosa voglia costruire per il suo futuro. Perché se fino al momento prima la sua unica certezza è che la vita era una dimensione nella quale lei era intrappolata, impedendole in ogni modo di essere chiaramente felice, ora invece le possibilità di essere felice, pensate all'assurdità, sono così tante e le possibilità della sua ipotetica vita ovviamente sono altrettante, che rischia di smarrire se stessa. Le sue fragilità si trasformano nel corso del romanzo, ma non smettono di essere una costante. E secondo me in quella fragilità noi ci ritroviamo tantissimo, perché è un senso molto comune dell'essere umano. E secondo me è un personaggio costruito in maniera giusta, nel senso che il messaggio attraverso Nora è molto coerente ed è anche coerente questa trasformazione. E quindi secondo me anche questo è un personaggio forte. Ce ne sono pochi altri nel romanzo poi, c'è Mrs. Elm, cioè la funzionaria della biblioteca praticamente, c'è il fratello e la sua famiglia, c'è l'ex fidanzato, ci sono personaggi che lei ha incontrato nel corso della sua vita, ma sono tutti molto secondari e secondo me comunque questo è estremamente focalizzato sulla nostra protagonista, anche perché è una storia che fondamentalmente si svolge in un giorno, quindi non abbiamo nemmeno tempo di arrivare a molto altro. E comunque noi dobbiamo capire se Nora riesce a togliersi da questa dimensione, che sia vita o che sia morte. Passiamo invece all'ultimo punto della recensione, ovvero le tematiche. L'intero romanzo è fondamentalmente assimilabile a un esercizio dai toni un po' sognanti, progettato per affrontare i temi della depressione, dell'ansia, del suicidio e non solo, chiaramente. Allo stesso tempo però c'è anche una domanda che si rende necessaria nel corso del romanzo, ovvero qual è la scelta giusta? Qual è il meglio che potrebbe accaderti nella tua vita e qual è il peggio che possa capitarti? Cos'è che puoi cambiare e che cosa invece è impossibile? Insomma, queste sono cose che non sono chiare fin da subito, ma che lo diventano e diventano forse necessarie, anche perché sono domande difficilissime alle quali rispondere. Ecco, nel corso del romanzo a volte peccano un pochino di banalità, o comunque peccano di semplicità, che forse è un termine più corretto. Proprio perché di base è difficile rispondere a queste domande con grande eleganza e profondità, e forse questi sono un po' i limiti che può avere un romanzo di questo tipo, che si pone come prospettiva quella di indagare tutti questi temi. L'unica domanda che rimane sempre in sospeso è quella su quale vita sceglierà alla fine Nora. E in un multiverso di infinite scelte, infinite possibilità, infinite vite, io non sono del tutto certa che la risposta sia la cosa importante. Però dall'altro lato io mi sento anche di dire una cosa,
Cioè che personalmente a volte è meglio ripetersi un banalissimo, andrà bene, andrà tutto bene, ce lo siamo visti cantare dai balconi, ma al di là di quello è una frase che trovo molto rassicurante, andrà bene. In stati soprattutto quando stai vivendo degli stati d'ansia estrema, quando sei estremamente depressa, insomma, quando la tua depressione è tremenda, non serve troppa filosofia. Quando si sta male della filosofia, te ne frega nulla. Serve un po' di empatia e un po' di rassicurazione, che secondo me questo libro fa, è lo scopo di questo libro. Cioè, La Biblioteca di Mezzanotte si presenta principalmente come una leggera rielaborazione del pensiero di Mathai, che ha esposto nel corso sia di tutta la sua produzione che anche dei saggi o comunque dei pamphlet che abbiamo letto, su come ci si riprende da una crisi depressiva molto significativa che priva fondamentalmente la vita di tutto il suo colore, della gioia, insomma, di qualsiasi significato anche, e ogni senso del suo sconfinato potenziale, che è il tema vero di questa storia. Ritrovare senso della vita e motivazioni per continuare a vivere, o per prendere nuove direzioni, o per cambiare, per non lasciarsi sconfiggere da tutto quello che noi non possiamo controllare e che sta fondamentalmente dentro la nostra testa. Contrariamente un po' poi alle premesse che poggiano su numerosissimi elementi fantastici, il romanzo in realtà si rivela una vera e propria celebrazione dell'ordinario, rivelazioni ordinarie, persone comuni e un'infinità di mondi, di vite che fondamentalmente sono estremamente ordinarie. Alla fine, noi, se ci pensiamo, quello che dobbiamo trovare soluzioni e motivazioni chiaramente per non lasciarci sconfiggere, cioè, soprattutto in vite confuse, traballanti, in difficoltà, in questo momento poi parlare di difficoltà penso sia un termine esteso non solo a chi soffre regolarmente di problemi di salute mentale, ma coinvolge tante persone. Comunque a noi non servono presidi sci-fi, pozioni, incantesimi, cioè non ci servono soluzioni con grandi poteri che risolveranno ogni problema, perché non è così che funziona la vita comune. Infatti anche un po' per questo motivo Mrs. Helm, che è la, insomma, figura chiave della biblioteca, è assimilabile a una terapista. Senza il divano, né lo studio, però in fondo tutto il lavoro della bibliotecaria è quello di presentare a Nora tutto in maniera chiara e di esporre la posta in gioco in maniera estremamente diretta. Opzioni infinite sì, ma sicuramente non una quantità infinita di tempo a sua disposizione per sperimentarle tutte. Il tempo per cui scegliere forse non è detto che sia altrettanto infinito. Ecco, forse le riflessioni di Mrs. Helm, che fondamentalmente è il personaggio al quale sono affidate proprio moltissimi ragionamenti su che cosa comportano le scelte e veicola verso Nora alcune delle cose che lei invece deve iniziare a mettere in atto o comunque iniziare a confrontarsi con alcune cose, sono a volte un po' cioè queste riflessioni a volte suonano un po' ripetitive. Anche le vite che vive Nora forse non sono tutte estremamente significative e a volte ci sono cose che lei aveva già imparato o doveva avere già imparato. Giocano magari su rimpianti molto simili o su sfumature affini. La biblioteca però diventa per lei lo spazio dell'introspezione, lo spazio nel quale ragionare su cosa ha imparato e su cosa magari deve imparare. È un luogo sia di rimpianti ma anche di possibilità. Cioè, perché in fondo chi nella vita non si è mai chiesto se avesse fatto questo, come sarebbe andata a finire, chi non si è mai posto delle domande su una scelta che poteva fare e invece non ha fatto. Soprattutto nei momenti più bui, secondo me, è una di quelle cose che ti fanno sentire anche in colpa un pochino. Se avessi seguito magari quella volta lì, quello che mi diceva la mia testa invece di fare quello che pensavo fosse giusto, oppure se magari avessi preso un'altra strada, se avessi preso una decisione diversa, se fossi stata più coraggiosa, cioè sono tantissime le volte in cui magari noi ci troviamo a chiederci queste piccole cose. Poi magari non tutti diventano preda del rimpianto e non tutti rimpiangono il fatto di non aver fatto una determinata cosa, però c'è sempre quello spazio dove c'è la possibilità che ci chiediamo queste cose. E di nuovo, sì, le domande sono semplici e i concetti vengono presentati con altrettanta chiarezza, quindi non troviamo mai tanto da vedere dietro ciò che ci viene raccontato. Cioè, vi leggo anche un pezzetto finale. Allora, essere umani significa continuamente ammutolire il mondo in una storia comprensibile che mantiene le cose semplici. Sapeva che tutto ciò che gli umani vedono è una semplificazione.
un umano vede il mondo in tre dimensioni. Questa è una semplificazione. Gli esseri umani sono creature fondamentalmente limitate, generalizzanti, che vivono con il pilota automatico, raddrizzano le strade curve nelle loro menti, il che spiega perché si perdono tutto il tempo. E secondo me è un po' qui che sta tutto, no? In questo libro da un lato si parla di semplificazioni, però anche di ipotesi molto ampie. Quindi io spero di aver un pochino esplorato insieme a voi quali siano i punti forti e i punti deboli del libro e in base a questi che cosa può attirare voi e che cosa può invece lasciarvi perplessi e quindi magari volare su altri lidi e balzare la lettura. Io personalmente l'ho trovato un libro davvero molto piacevole, gli ho dato 4 stelline. Non se ne merita di più solo perché questo è l'anno di Starless Sea e quando parli di una biblioteca in un mondo parallelo, quella è la storia che parlerà sempre di più. Però questo è un libro che a me ha parlato sinceramente moltissimo. È un libro di intrattenimento, come vi dicevo prima, che per me è stato estremamente piacevole da leggere, scorrevole, lineare, dritto e che ho divorato in 2 giorni. Venivo da un blocco di lettura di settimane, quindi sinceramente questo per me è un indice di un qualcosa che sicuramente non è per tutti, perché è chiaro, perché se volete riflessioni filosofiche non le troverete qua dentro, comunque troverete delle cose molto più semplificate, però è un libro di intrattenimento che secondo me davvero non manca di lasciare il lettore con qualcosa in mano un po' meglio di prima, o comunque di rassicurarti un po', che sinceramente non sempre abbiamo bisogno solo di pipponi, non sempre abbiamo solo bisogno di riflessioni estremamente profonde. Questo secondo me riesce bene nel combinare un po' di motivazioni più profonde con anche un atteggiamento più pop, che secondo me non guasta, o comunque bisogna inquadrare High come l'autore che fa quello, non fa altro, e per me è riuscito, anzi è estremamente piacevole. Io comunque ve lo consiglio perché comunque l'ho trovata una lettura estremamente piacevole. Niente, io direi che finiamo la recensione un po' qua, fatemi sapere cosa ne pensate e se avete intenzione di leggerlo, spero di sì. Ciao Stelle, questa è la Tiffany dell'editing che si è ricordata che praticamente si era dimenticata una cosa importantissima, ovvero che nell'info box trovate alcuni numeri utili, alcune helpline che possono essere, direi, di vitale importanza per chi si trova in un momento di estrema difficoltà. Davvero, been there, done that, quindi non vi preoccupate, non vi sentite in imbarazzo, se avete bisogno di aiuto chiedetelo, e so che è super banale, questo è un discorso super veloce, quindi non sarò io a fare qualcosa in più, però anche se siete amiche e amici di qualcuno che può avere bisogno di determinate cose, vi lascio un po' l'elenchino, penso possa essere uno spunto utile e che, insomma, visto che viviamo anche un momento particolare, è una cosa da non sottovalutare. E direi che oggi siamo arrivati in fondo, mentre per tutto il resto direi che ci vediamo al prossimo video. Ciao!